oggi lunga vita ai pets. Il nostro appuntamento con la medicina veterinaria e soprattutto con la nutrizione dei nostri animali, mentre vedete qui la nostra sigla, che non deve essere mai casuale, deve mai con il fai da te, mai con gli avanzi di cibo della nostra tavola, diciamo sempre. Noi possiamo fare molto, siamo decisivi per allungare la vita del nostro animale dandogli da mangiare un cibo con i giusti nutrienti, con calorie, grassi equilibrati che lo proteggano dalle malattie. Quindi lunga vita ai pets. Ed oggi è il prurito del nostro compagno di casa, il cane o il gatto, che si grattano, si mordicchiano con insistenza, si leccano spesso e spesso anche con segni di insofferenza. È un caso molto comune da non sottovalutare, perché il grattamento, come si dice, provoca poi una dermatite, un'infiammazione della pelle, e dietro questo fenomeno può esserci qualsiasi causa, un parassita, per esempio una pulce o altro, lo vediamo tra poco, un'allergia ad un farmaco, una malattia del fegato, anche dei reni, il diabete ed anche la reazione ad un cibo tossico che spesso regaliamo con grande irresponsabilità al nostro animale senza pensarci su, o a cui il pet si rivela intollerante. E delle intolleranze e quindi delle reazioni avverse al cibo noi parleremo venerdì prossimo, perché è un tema che merita uno spazio a parte. Oggi invece ci soffermiamo sul fenomeno in generale, su come osservare, su come guardare con attenzione il nostro animale di casa, come comportarci e quando decidere di affidarlo alle cure del nostro medico veterinario. Per parlarne con noi il nostro specialista, Domenico Carratù. Benvenuto, dottor Carratù. Buongiorno. Medico veterinario, etologo, comportamentalista, consulente scientifico di Basilice Farmacia Veterinaria. Allora, dottor Carratù, innanzitutto immagino che la nostra prima mossa debba essere ad un prurito insistente nel nostro pet, dovrebbe essere quello di osservarlo, vero, con attenzione, intuire che cosa possa essere la causa. E allora cosa fare? Io penso, non so, gli diradiamo il pelo, lo pettiniamo con le dita, con un pettine. Cosa potremmo notare in questo caso? Allora, diciamo che l'osservazione del fenomeno prurito è importante, perché poi risulta essere un dato anamnestico importante per il veterinario, perché è chiaro che l'anamnesi, cioè raccontare la storia, descrivere anche il fenomeno a casa, aiuta il veterinario nel processo diagnostico. Diciamo che il prurito attualmente è considerata la prima causa di sofferenza nell'animale domestico, soprattutto nel cane e nel gatto, e soprattutto è il primo motivo per cui ci si rivolge a un veterinario. È chiaro che l'ispezione del pelo per valutare se ci siano lesioni, sia da grattamento o primarie da agenti patogeni, è sempre una buona cosa, però dovrebbe rientrare in quello che io chiamo il grooming interspecifico. Il grooming significano le cure parentali, cioè quando gli animali del branco si spulciano, si toilettano, e noi lo facciamo in maniera interspecifica, cioè uomo verso cane, ed è un modo sia per creare e stringere relazione con il nostro pet, ma anche un modo per pulirlo e per ispezionarlo. Sì. È chiaro che quando notiamo delle lesioni, soprattutto lesioni da grattamento, che in genere si concentrano nei posti dove l'animale può arrivare con la zampa, e quindi ci procuriamo delle lesioni da grattamento retroauricolari con le zampe posteriori, oppure quelle da mordicchiamento sui fianchi, oppure quelle da grattamento qui vediamo per esempio il parassita, il parassita. Che è una delle cause. È chiaro che il prurito è il primo motivo per cui ci si rivolge oggi al medico veterinario. Le cause le possiamo considerare come in maniera piramidale. La base sicuramente è quella parassitaria, quindi le malattie parassitarie sono quelle che in genere le più coinvolte nel processo pruriginoso. È chiaro che noi già come prima ispezione, appunto, si dice spulciare, non a caso, cioè appunto individuare la pulce. È chiaro che soprattutto su manti scuri o quando ci sono poche pulci, pochi parassiti, non è facile individuarli, ed è molto più indicativo il sintomo prurito. Ma diciamo che per quanto riguarda alcuni parassiti come la pulce, in genere
il prurito si innesca maggiormente quando l'animale è allergico alla saliva della pulce, perché se non c'è questo fenomeno allergico spesso il cane può risultare anche infestato da pulci e non grattarsi eccessivamente. Quando invece è allergico alla saliva si innesca un meccanismo allergico per cui il cane non si gratta più per il singolo morso, ma per un processo allergico che genera la cascata Ecco, per esempio, da 1 a 10, facendo una classifica, ecco, noi vediamo un gatto o un cane che si gratta con insistenza. Sì. Al primo posto, cosa pensiamo? Io direi che al primo posto sicuramente va messa la causa parassitaria, sì. Quindi la presenza di pulci. Terrà qualche pulce. Pulci, oppure malattie parassitarie da acari, tipo la rogna, esatto, sarcoptica, sì, che è un acaro pruriginoso, tra l'altro anche zoonotico, cioè che può essere trasmesso anche all'uomo. Anche gli acari dell'orecchio spesso causano, soprattutto nel gatto, molto prurito. Il gatto inizia a grattarsi in maniera talmente compulsiva a un certo punto che si crea proprio delle lacerazioni del padiglione auricolare. Sì. Allora, la prima causa sicuramente sono i parassiti, in genere principalmente acari e pulci. Sì. Poi subito dopo ci sono sicuramente le intolleranze alimentari, che aumentano sempre più come peso percentuale sull'economia del prurito generale. E intolleranze in genere alla proteina che si usa più comunemente e che quindi ha generato più intolleranze, che è la proteina del pollo. Sì. Poi sicuramente ci sono allergie, sicuramente sia alimentari ma anche ambientali. Sì. E poi ci sono anche malattie autoimmuni che possono determinare fenomeni pruriginosi, atopie, la cosiddetta dermatite atopica, cioè una dermatite molto simile anche alla psoriasi umana, dove non c'è una vera e propria, non si è ancora capito qual è la vera causa del pruriginosi. Nel gatto, per esempio, la tigna, è vero? Diciamo che gli agenti micotici, sì, sono delle micosi, in sì, genere le micosi però sono delle lesioni cutanee poco pruriginose, sì, soprattutto nell'animale. Infatti già il sintomo prurito è un elemento importante per la diagnosi differenziale quando vai a vedere una malattia dermatologica, perché grattare o non grattare, già ci sono alcune malattie dermatologiche che si associano al prurito, come la dermatite allergica da pulci, come la rogna sarcoptica, altre ad esempio come la rogna demodettica, come le micosi, sono poco pruriginose. Ma la mancanza di prurito comunque non ci deve allarmare meno, perché ad esempio la tigna, gli agenti micotici spesso sono i dermatofiti, sono zoonotici, sì, cioè, ma non, nel senso che si possono trasmettere sia dall'animale all'uomo, ma anche viceversa, cioè dall'uomo all'animale, che poi diventa un amplificatore del problema. Sì. Ecco, qui vediamo, come dire, le manovre tipiche, no? Le più comuni, cioè quello di toccare l'animale, osservarlo. Sì, in questo caso si sta facendo proprio una toilettatura, uno shampoo, sì, perché sì, anche il momento in cui noi spazzoliamo il nostro... Ecco, il gatto non è amante dell'acqua, no? Però... No, infatti, il gatto è molto poco amante dell'acqua. Sì. Io nel gatto, diciamo, le cure parentali secondo me dovrebbero essere più limitate ad abbondanti spazzolature, anche a prodotti dedicati, sì, shampoo. Quindi questa è una manovra da non farsi. Diciamo che io la sconsiglio, da etologo soprattutto. Sì, da etologo. È una violenza al gatto. Sì, la sconsiglio, perché ci sono altri modi poi è chiaro che se il gatto è stato in preda a processi patologici per cui si è imbrattato con feci di arrosto, sì, sì, e c'è una necessità reale di fare una pulizia più approfondita, allora il bagno, però sempre cercando di rispettare l'ethos dell'animale, non stressandolo oltremodo. Sì. Però per i gatti ci sono tante anche prodotti molto efficaci, dedicati, che come shampoo a secco, emulsioni reidratanti, che sono molto meno invasive, molto meno stressanti per l'animale, sì, ma che ci danno insieme alla spazzolatura una buona toilettatura. È chiaro che il momento del grooming interspecifico, cioè di quando ci occupiamo dell'animale, è un momento importante per rilevare alterazioni della cute, e poi molto importante osservare la frequenza del prurito. Quando c'è il prurito, osservarne la frequenza. E qui il proprietario, il padrone dell'animale, diventa strategico, perché lui lo ha osservato, ovviamente. Allora, in questo caso è più che strategico il padrone, perché io dico sempre che molte volte anche noi veterinari siamo fuorviati nella diagnosi dalla cosiddetta anamnesi mendace, quando ovvero è un'anamnesi non veritiera, perché c'è poca attenzione nel
osservare diciamo la fenomenologia del... Ecco, sotto la coda, nelle orecchie, sono i posti anche un sì, po'... poi ci sono dei punti appunto che direi, cioè dei punti particolari che già ci indirizzano verso una diagnosi. Ad esempio, molte volte la DAP, la dermatite allergica da pulce, che forse è una delle prime cause di prurito nel cane, si manifesta soprattutto con aree diciamo alopeciche e infette sul dorso, all'attaccatura della coda, perché il cane spesso si trova dei punti dove potersi strofinare, e poi soprattutto sui fianchi, dove il cane si gira morbicchiandosi a scatti. Invece, quando invece le aree alopeciche di alterazione della coda si concentrano più sulle aree della testa retro auricolari, allora possiamo pensare più a un problema della cute dell'orecchio, quindi autoacariasi, problemi dell'orecchio. Sì. E quindi cosa fare? Noi lo diciamo spesso, tante volte, mai il fai da te, ma sempre a un certo punto portare il proprio animale dal medico veterinario. Sì, che è la cosa se più mi importante. Permetti, il fai da te sì. Molte volte diventa, non solo può aggravare la situazione dell'animale, ma devi anche il veterinario nel suo percorso diagnostico. Cioè, lo svia. Faccio un esempio classico che è più frequente, l'uso del cortisone. Perché sì. Quando c'è prurito, lesione dermatologica, la prima cosa che si pensa è il cortisone. Sì, sì. E lo si dà spesso così, la famosa Bentalan. Sì. Lo si dà in maniera sprovveduta. Ecco, qui vediamo alcuni. Così, tra gli altri, insomma, alcuni prodotti... Sì, a quelli a cui proprio ti facevo riferimento sì. Prima. Cioè, ci sono shampoo, bravo, ci creme... Ci sono dei prodotti, sì. Soprattutto oggi, vediamo anche nei filmati che stanno scorrendo, ricchi di sostanze essenziali per la barriera cutanea, come ad esempio gli omega 3. Gli omega 3, ma anche in parte gli omega 6, sono sostanze che aiutano molto, soprattutto in quei processi dermatologici sì. Che non hanno una causa parassitaria sì. Piuttosto che una causa allergica, ma che hanno nelle famose dermatiti atopiche, sì. Ma anche nelle acquadivo delle dermatiti con un'eziologia definita, questi prodotti che aiutano a ripristinare la barriera cutanea o anche nella detersione la rispettano, perché ripeto, lavare un cane con un processo dermatologico, con un processo atopico, o un gatto, con lo shampoo anche dedicato in acqua, probabilmente lo andiamo a stressare quella cute sì. Ancora di più. E una cute stressata poco risponde all'insulto di germi che spesso sono ubiquitari, cioè la malassezia, l'agoro della rogna demodettica su un animale con una cute integra sono innocui, vengono sì. Detti cosiddetti ubiquitari. Quindi molti di questi prodotti che la nuova medicina veterinaria ci offre servono proprio a reintegrare la barriera cutanea in modo che ci sia anche una risposta poi dell'individuo sì. Rafforzata da queste sì, cose sì. E non spesso come si fa, si vede il cane che si ha prurito, la prima cosa dice vabbè sì, lo laviamo, cortisone e bagnetto. Il cortisone sì. È deleterio, perché come è importante per stabilizzare alcune malattie dermatologiche come malattie autoimmuni o a forme atopiche, così può aggravare delle forme ad esempio sostenute da agenti micotici, la tigna, la micosi, perché sì. L'immunodepressione sostenuta dal cortisone facilita, agevola l'avanzare ma soprattutto il cortisone, mascherando il prurito e alterando i sintomi, devia il dermatologo, il veterinario nel suo processo diagnostico. Ecco, qui vediamo sì, per ristabilire la cheratina sul mantello, sì, altri vediamo. Prodotti. Prima vedevamo, l'abbiamo visto, adesso scorrono le immagini, le rivediamo, alcune effetti delle zoonosi, cioè le chiazze, cioè guardiamo gli animali, guardiamo anche noi stessi. Certo. Perché la zoonosi è la malattia, ecco qui vediamo allora, queste sì, immagini in cui la piccolina, forse la bambina, può avere qualche prurito, può sì, avere qualche... Sì, sì, diciamo anche perché poi in effetti alcune forme micotiche come la tigna, mentre nell'animale non sono pruriginose, ecco, nell'uomo sì. Sono pruriginose. Sì. Diciamo che alcune malattie dermatologiche degli animali d'affezione, come soprattutto le micosi e alcuni agari, sono zoonotici, cioè sono trasmissibili all'uomo. Per cui è chiaro che è importante individuare il processo patologico, non solo per curare l'animale, ma anche per evitare che l'animale diventi un diffusore in famiglia. È pur sì. Vero che
io dico sempre, è molto più facile contrarre una micosi in piscina che non dal proprio animale, sì. Perché in genere molte delle malattie sono specie specifiche, cioè vanno si scambiano fra individui della stessa specie, sì. Però ci sono queste, appunto, le interspecifiche, appunto, le zoonosi, sì. Però anche lì un buon grado di attenzione ci consente di intervenire precocemente e quindi di evitare la diffusione nell'ambito della famiglia, e soprattutto è chiaro che le buone norme igieniche sono sempre raccomandate, ovvero, sì. Se tu sospetti o già hai un campanello di allarme su un'alterata, su una lesione cutanea piuttosto che su un prurito insistente, è chiaro che anche nella manipolazione dell'animale avrai cura, dopo averlo manipolato, di lavare in maniera accurata le mani, perché non c'è bisogno di mettere l'animale sotto la camera per queste zoonosi qua, soprattutto le zoonosi cutanee. Non è che sia necessario una contromisura, come spesso vedo anche che dice: no, allora mi devo disfare dell'animale. No, bastano le buone norme igieniche, sì. E iniziare un processo. È chiaro che, scusa se, sì. Anche nel momento in cui ci si rivela un'infezione cutanea su noi stessi, cioè sull'essere umano del gruppo dove c'è anche l'animale, è chiaro che dire al dermatologo, far presente la presenza dell'animale in casa o chiedere anche un'eventuale presenza della lesione sull'animale aiuta anche in quel caso il dermatologo umano nel processo diagnostico, perché anche quello è un dato anamnestico, sì. Per il dermatologo umano. Sì. Ecco, qui vediamo, stiamo concludendo, vediamo queste immagini di chiare dermatosi, sì. sul braccio, sul polso, evidentemente effetti probabili, però ecco, non è che accertarsi, sì, che non però sanno. Diciamo che soprattutto alcuni agenti micotici e, come ripeto, alcuni parassitari, come soprattutto la sarcoptica, possono essere trasmessi, ma anche la rogna vengono trasmessi quando anche c'è un contatto esagerato, in un momento in cui invece bisognerebbe agire con più precauzione, sì. Bene, noi andiamo verso le conclusioni. Grazie sempre al nostro specialista Domenico Carnatù, consulente scientifico di Basilice Farmacia Veterinaria. E quindi venerdì prossimo tratteremo in particolare le dermatiti, cioè le reazioni avverse, però questa volta al cibo. Che, cioè, come detto, dopo quelle parassitarie rappresentano forse la causa maggiore, esatto. Di problemi dermatologici, perfetto. Oggi nei nostri pezzi.